sono stata un po' occupata sia dello studio che da altre questioni, come ad esempio il sito internet, però adesso cercherò di essere molto più presente e di fare video più frequentemente. Oggi vi farò vedere come realizzare un ciondolo cameo con un metodo diverso rispetto a quello che vi ho proposto negli scorsi video. Quindi è una sorta di update su come realizzare appunto queste creazioni. Vi farò quindi vedere come realizzare questo ciondolo cameo con un'immagine particolare, e cioè con Malefica, la protagonista dell'ordine della Disney. Dopo vari esperimenti ho trovato che questo metodo sia effettivamente il migliore e il più efficace per realizzare questo tipo di creazioni, e quindi per questo vi voglio proporvelo. Come sempre nell'info box vi lascio tutti i link utili anche l'occorrente per realizzare questo lavoro, e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un commento a questo video. Spero che questo video vi piaccia e vi possa essere utile ed ispirazione, quindi buona visione! Prendiamo una base cameo come ad esempio questa, che è possibile acquistare in tantissimi siti online come ad esempio eBay o Etsy. Prendiamo poi un'immagine, io ho scelto di usare questa immagine qui che ritrae Malefica, e questa ha le stesse dimensioni interne della nostra base cameo. A questo punto andiamo ad incollare la nostra carta sulla base cameo con della semplice vinavil. Stendiamo adesso dell'altra vinavil sull'immagine per proteggerla dalla resina che poi andremo a versare successivamente. Lasciamo quindi perfettamente asciugare. Non vi preoccupate che la colla vinilica, una volta asciutta, risulterà perfettamente trasparente. Sempre con un po' di colla vinilica, quindi con la Vinavil, andiamo a proteggere questa parte qui, cioè il bordo della carta. Nuovamente lasciamo asciugare. Una volta che la colla è perfettamente asciutta, versiamo la resina. Io come resina uso sempre questa della Pebeo, la resina Gedeo, una resina bicomponente. Quindi io ho già preparato la miscela e l'andremo a versare quindi all'interno del cameo e poi aspetteremo circa 24 ore che si indurisca perfettamente. Copriamola per evitare che la polvere vada a finire sopra la resina e quindi aspettiamo circa 24 ore che si indurisca perfettamente. Dopo circa 24 ore quindi possiamo usare il ciondolo come più ci piace. Io ho realizzato questa collana, ho aggiunto questa goccia blu per richiamare un po' i colori anche dell'immagine e quindi appunto possiamo usare questi ciondoli per le nostre creazioni. Un piccolo appunto sul tipo di carta. Potete benissimo usare qualsiasi tipo di carta su cui stampare l'immagine e poi applicare la colla. Io generalmente prediligo le carte fotografiche o comunque le carte lucide perché evitano che il colore si perda e vada via, diciamo, nel momento in cui si passa la colla sull'immagine stessa. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e di ispirazione. Quindi al prossimo lavoro, ciao a tutti!